Elettra Lamborghini Sviene dopo il concerto a Mazara del Vallo, il crollo in camerino. Il concerto a Mazara del Vallo e il malor nei camerini per Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini è senz'altro una delle cantanti più apprezzate degli ultimi anni. Durante il suo concerto, Intuisi esibisce con grande energia nella canzone Mani in Alto, ha dovuto affrontare alcune sfide non trascurabili. Durante un'esibizione a Mazara del Vallo, in Sicilia, ha rivelato attraverso una storia su Instagram di essere svenuta a causa del forte caldo appena concluso lo show. In effetti, in Sicilia, specialmente durante l'estate, le temperature possono raggiungere livelli estremamente elevati, soprattutto per chi non è abituato a tali condizioni climatiche. Eseguire una performance in queste condizioni, con alte temperature e luci, certamente non è un compito facile. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, la cantante ha successivamente rassicurato i suoi fan confermando di stare bene. È importante notare che il suo tour ha registrato il sold out of un in Sicilia, così come in altre parti d'Italia. Questo dimostra chiaramente quanto sia numerosa la sua base di fan, i quali seguono e apprezzano i suoi grandi successi musicali, che soprattutto nelle ultime estati hanno ottenuto un notevole incremento di popolarità. Il grande successo estivo Mani in Alto e il sold out della cantante in tutta Italia. Elettra Lamborghini è stata protagonista di un'esperienza sfortunata a Mazara del Vallo, Trapani, in Sicilia. Dopo un concerto che ha registrato il tutto esaurito, ha dichiarato di essersi sentita male a causa delle temperature roventi nei camerini. In effetti, il meteo degli ultimi giorni ha messo in guardia sull'intensa ondata di calor. Fortunatamente, adesso sta bene e si prepara a riprendere le redini della situazione, continuando a emozionare i suoi numerosi fan, che le sono sempre vicini. Il suo successo di quest'anno, Mani in Alto, sta ottenendo risultati straordinari, tanto che ha ricevuto il disco d'oro, un traguardo che ha festeggiato condividendo la notizia su Instagram. Negli anni recenti, le sue collaborazioni con artisti come Rocco Hunt e molti altri la hanno resa una figura chiave della musica italiana, non solo durante l'estate. È possibile che si aprano nuove opportunità per lei, magari nel contesto del Festival di Sanremo. Presto avremo modo di scoprirlo. Il grande affetto dei fan per Elettra Lamborghini, cantante e soprattutto persona. Dopo il malor causato dal forte caldo a Mazara del Vallo, Elettra Lamborghini ha dichiarato di stare bene. Fortunatamente, si è trattato solamente di un episodio dovuto alle alte temperature. La cantante, nonché conduttrice e showgirl, ama condividere ogni aspetto della sua vita con i suoi numerosi fan, che la seguono con grande affetto. Tra di loro, ci sono anche molti bambini che partecipano ai suoi concerti, poiché Elettra non è soltanto una cantante e un artista,
ma ance una ragazza molto gentil. La sua autenticità è davvero il suo punto di forza.